Simone Parolini, sindaco di Ceresara, di nuovo negli studi di Tempo Radio. Buongiorno sindaco, bentornato tra noi. Grazie, buongiorno a tutti. Noi invitiamo gli ascoltatori sempre ovviamente a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che per mandare gli sms come anche i messaggi WhatsApp il numero è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709, poi ancora la mail è diretta@temporadio.it e siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, iniziamo subito col parlare di opere in corso, lavori pubblici, eccetera. Cominciamo con questo? Ah sì, dai. Avevo accennato nelle precedenti volte in cui ci siamo sentiti che erano in corso diverse attività da parte, in particolare dell'ufficio tecnico, per sfruttare una serie di bandi, opportunità che ci sono attualmente sia a livello regionale che a livello statale, per cui c'è un grosso lavoro che l'ufficio tecnico sta svolgendo in questi mesi ed è inimmaginabile da fuori, per cui colgo l'occasione per ringraziare gli architetti del nostro ufficio tecnico, ringraziare anche il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, l'ingegner Francesco Bonfante, che in questi mesi stanno lavorando in maniera molto molto precisa per poter ottimizzare alcuni contributi davvero e poter fare delle opere. E avviso i cittadini che abbiamo aggiudicato un bando molto importante di 100.000 euro di lavori di ripristini stradali. I lavori inizieranno a metà settembre e riguarderanno diverse strade comunali del nostro territorio, sia nel capoluogo Ceresara che anche nelle frazioni di San Martino Busnago e di Villa Cappella. Per cui a breve riusciremo davvero, se vedete qualche cantiere, sarà per ottimizzare appunto la viabilità. Parallelamente a questo ci saranno altri lavoretti in giro, sempre di manutenzione, che riguarderanno appunto un miglioramento di quella che è la viabilità. In particolare abbiamo un problema risaputo di velocità elevata su viale Europa Unita, in cui nonostante i posti di blocco anche da parte della polizia locale, dei carabinieri, ogni tanto sappiamo che le macchine passano veloci, per cui installiamo dei nuovi attraversamenti pedonali, dato che una provinciale non possiamo farli rialzati, ma verranno fatti dei nuovi attraversamenti pedonali illuminati, con ben segnalati, visibili anche nelle ore notturne, in modo che la macchina, chi arriva anche alla sera, veda immediatamente che c'è pericolo, che c'è l'attraversamento pedonale. Questo in particolare per citare un punto particolare dove c'è il piazzale Falcone e Borsellino. Lì, in quella zona lì, passano sempre molta gente, verrà messo in sicurezza quell'attraversamento. Nell'intervento è previsto anche la messa in sicurezza di quella porzione di marciapiedi, per cui tutta una serie di attività di cantieri che adesso verranno iniziati e verranno portati avanti per la sicurezza e la viabilità. Questo in primis. Quindi diverse opere, soprattutto appunto per la sicurezza, stavo proprio pensando proprio ai vari attraversamenti pedonali, eccetera, quindi non ci sono più scuse, no, per gli automobilisti, insomma, quando li vedono. Tra l'altro, esatto, ricordiamo una cosa che è tuttora in vigore, perché ai primi tempi tutti bravi, poi adesso sembra che molti se ne... il codice prevede che quando c'è un pedone ti debba fermare, se ci sono le strisce pedonali, e farlo passare, quindi ricordiamo questo, proprio non è più una opzione, più o meno. Per quanto riguarda poi se ci sono altre opere, sindaco, ce le dica tranquillamente. C'è un tema spinoso però per quanto riguarda Ceresara, che è il centro prelievi anche. Sì, abbiamo accennato l'ultima volta che la ditta erogatrice del servizio aveva comunicato con pochissimo preavviso che a fine giugno ultimava il suo servizio di prelievi presso appunto lo spazio che avevamo riservato per loro a Ceresara. Abbiamo raggiunto un accordo con un'altra società e abbiamo già sottoscritto l'accordo come comune, già inviato tutta la documentazione agli enti preposti per poter attivare appunto il servizio, e non vediamo l'ora di avere una data certa, che dovrebbe essere qui nel mese di settembre, per poter rifare l'inaugurazione di questo, riaprire diciamo il centro servizi che purtroppo è stato chiuso per questi due mesi a causa appunto del forfait, chiamiamolo così, di questa società che ha chiuso diversi piccoli centri prelievi sul territorio tra Mantova e Brescia, per cui è un servizio molto importante
che si è pian piano intensificato sul nostro territorio, perché ricordo che è stata una cosa portata ancora con nostra precedente tornata amministrazione, grazie all'allora vice sindaco, il dottor Burato, che appunto aveva insistito e riuscito a portare questo importante servizio. Pian piano i nostri cittadini si sono abituati ad usufruirne e adesso aveva un buon numero anche di prelievi, però purtroppo questa società ha fatto un ridimensionamento e l'ha chiuso. Siamo contenti di dire che abbiamo già un accordo per poterlo riaprire qui nel mese di settembre, non appena ci torna problemi soliti, ferie e quant'altro, documenti, l'ok da regione, da SST, dei vari enti preposti, faremo l'inaugurazione e ci sarà appunto questo servizio del centro prelievi ancora a Ceresara. No, ma poi giustamente non è solo una questione di non è una questione di pigrizia, diciamo che i prelievi, oltre al prelievo, a parte che richiedono di essere a digiuno, per esempio, quindi magari uno non poi non so, delle volte ci sono anche delle condizioni in cui devi fare che sono anche disagevoli, magari, per cui obiettivamente anche andare lontano, no? Quindi a settembre, adesso vediamo quando ce lo farà sapere, ovviamente. Sì, soprattutto era rivolto soprattutto alle persone che avevano difficoltà a spostarsi, perché esatto, per una persona anziana, magari, che anche senza patente o senza macchina era un problema. Colgo l'occasione allora per ringraziare anche un'associazione di Ceresara, che è Sorgente, che da anni fa un servizio importantissimo, perché accompagna persone anziane o persone disabili o persone che hanno problemi a spostarsi a fare magari visite, a fare analisi presso i vari ospedali, presso i vari centri. Per cui questo servizio era un aiuto anche all'associazione stessa, perché le richieste erano davvero tante, esatto, per ottimizzare appunto un servizio sul, esatto, territorio. Quindi vabbè, questa comunque è un'ottima notizia, pazientate, siamo al 25 sì, agosto adesso, quindi settembre arriva adesso tra poco, quindi ripartirà questo centro prelievi. E poi parliamo anche di eventi e mostre, sindaco, perché mi accennava che il convivio a palazzo non si fa, insomma. Quest'anno purtroppo non viene fatto convivio a palazzo. L'associazione che tutti gli anni lo organizza, Compagnia delle Torri, ha pubblicato settimana l'altra appunto un post su Facebook in cui avvisava che, visto appunto l'emergenza sanitaria da Covid-19, non si è potuto organizzare. Poi per i numeri e l'affluenza di persone che coinvolge questo evento sarebbe stato forse ancora impensabile organizzarlo, perché chiama molte persone da un po' da tutte, anche dalle province limitrofe, anche da molto lontano. Sì, è un evento, uno degli eventi più importanti che ci sono a Ceresara, logicamente. Noi ricordiamo che già per 2 anni abbiamo dovuto saltare come amministrazione anche quello che è Fiera della Possenta, non si è potuta fare la festa della ciliegia, non si è potuta fare la festa d'estate, tutti gli altri eventi che caratterizzano appunto Ceresara come piccolo comune, ma molto vivo e molto attivo. Però un ringraziamento davvero forte a tutti i volontari che, se anche quest'anno hanno purtroppo potuto applicarsi poco in queste attività, comunque c'è un folto gruppo di volontari che qualsiasi volta c'è stato organizzare anche piccole cose, si sono sempre detti disponibili e volenterosi di fare qualcosa. Per cui l'augurio è davvero che il prossimo anno, insieme con l'amministrazione comunale e con le varie associazioni appunto di volontari, riusciamo davvero a riorganizzare delle feste che Ceresara merita per quello appunto che ha fatto negli anni passati. Quindi appunto, esatto, quindi ci sono altre mostre. Però facciamo qualcos'altro, insomma, cosa? Cose piccole e statiche riusciamo a farle. Allora, nel mese di settembre, in particolare un paio di date, il 9 settembre in Piazza Castello, la sera, ci sarà un concerto del Coro del Caldone, quindi un evento in piazza, sempre nel rispetto delle distanze, dei posti a sedere, tutta la prenotazione, per cui riusciamo a farlo sempre con la normativa Covid di questo periodo. 9 settembre. Invece il 12 settembre inauguriamo la mostra, sempre con l'artista Lanfranco, che presenterà dei disegni inediti. Lanfranco è già stato presente a Ceresara anche con la mostra in torre, in mostra alla Fondazione Pelati Bonoldi, per delle sue opere, per cui questi sono disegni inediti. E quest'anno viene fatta la Locanda del Secco a San Martino Gusnago.
Cos'è la locanda del secco? La locanda del secco a San Martino Gusnago è la locanda adiacente al Palazzo Secco Pastore, dove tutti gli anni si svolge Convivio Palazzo. Quindi quest'anno non ci sarà Convivio Palazzo, però almeno si riesce a fare qualcosa nella bella location di San Martino Gusnago. Bello, bello. Questo grazie al lavoro importante, attivo e costante del consigliere alla cultura Dante Allodi, che lavora sempre e cerca sempre di organizzare cose importanti e di pregio a Ceresara, per cui ci sono sempre attività. Colgo l'occasione, ieri sera c'è stata anche una serata di osservazione delle stelle dei pianeti che verrà ripetuta anche martedì prossimo, il 31, per cui la cosa era stata pubblicizzata su Facebook, se qualcuno va sul Facebook del comune e vuole iscriversi e prenotarsi anche per martedì prossimo, ci sarà appunto anche questa serata per guardare le stelle. Martedì prossimo, ha detto, sarà il 31. 31 agosto, quindi c'era cielo sereno ieri. Ieri sì. Quindi siete riusciti a guardare le stelle e pianeti, ma come si fa? Come si è svolta? È una curiosità proprio. Allora, la serata si è svolta anche, c'erano dei ragazzi, per cui sono state brave le astronome di quello che sono intervenute a raccontare, okay, anche un po', a spiegare. Bravo sindaco, scusi, astronome, non astrologhe, quella è un'altra cosa. Esatto, infatti ho cercato astrofisiche, di individuare la parola corretta, di non fare delle gaffe. La serata comunque si è svolta bene, si è svolta all'interno del campetto da calcio parrocchiale, e appunto sono state più anche raccontate, spiegato un po' anche ai bambini che c'erano, che sono sempre loro quelli più affascinati. Noi adulti magari abbiamo perso un po' la voglia di guardare le stelle e tutto, però quando spiega dei bambini o dei ragazzi alcune cose, che vedi loro che sono, si emozionano anche a raccontare un po' di storie legate a qualche costellazione, a qualche cosa, quindi tutto svolto in maniera tranquilla, in maniera molto positiva, soprattutto per i più piccolini. Allora, la fermo un attimino, sindaco, con il sindaco di Ceresara, Simone Parolini. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Arriviamo. Simone Parolini, primo cittadino di Ceresara. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, stavamo parlando, insomma, di questa serata di osservazione delle stelle che sì, e dei pianeti, ovviamente, che si ripeterà martedì 31, sempre il campetto a calcio dell'oratorio, sempre con le astronome o astrofisiche, appunto, usiamo i termini giusti, ovviamente. Allora, per quanto riguarda poi c'è altro ancora, per esempio, di eventi? Sì, va, un evento stiamo cercando di definire e realizzare questa settimana, perché ormai è tutto pronto, una nuova installazione di un monumento presso... siamo in prossimità dell'area del Parco degli Alpini limitrofa e siamo su via Boselli. Verrà installato un monumento in ricordo appunto di Dante Alighieri, perché ricorre appunto i 700 anni dalla morte di Dante. Giusto. Per cui abbiamo insieme degli artigiani locali che hanno colto con passione anche questa proposta, sempre lanciata dall'assessore alla cultura, che si chiama Dante anche lui, Dante Allodi, con Dante Alighieri, e stanno realizzando quest'opera, questo monumento, che è già pronto, già visto in anteprima, e quindi potrà essere installato questa settimana probabilmente, per cui se viene installato domenica prossima o sabato prossimo pubblicizzeremo appunto l'inaugurazione appunto di questo monumento. Bene, benissimo, quindi giustamente appunto sono poeta, è giusto ricordarlo. E poi invece torniamo a parlare di opere, perché voi avete anche fatto il bando per la gestione del calore degli edifici comunali, o sbaglio? Sì, un progetto a lungo termine, perché è un'attività iniziata già ancora l'anno scorso e verrà portata avanti per i prossimi anni, una convenzione con la società che si aggiudicherà questa gara per la gestione calore, che prevede una serie di interventi di efficientamento energetico sugli edifici comunali. Parlo in particolare di comune, di plesso scolastico, di palestra, di capannone fiera, degli alloggi comunali, quelli in via Trifoglio, in via Tezze, per esempio, per cui tutte le utenze comunali verranno
portate sotto questa forma di gestione calore, in cui la società che se l'aggiudica ha l'onere di effettuare certi interventi e si accolla anche la manutenzione straordinaria di tutti questi alloggi, di questi immobili, dal punto di vista energetico e degli impianti per i prossimi anni. Questo comporta innanzitutto un risparmio energetico per gli edifici, perché è un modo per migliorare quelli che sono gli impianti stessi, e dallo stesso tempo dovrebbe portare ad un risparmio anche su quelli che sono i consumi. Quindi si abbinano risparmio e consumi, risparmio energetico e appunto un intervento che mira ad efficientare i nostri alloggi per farci spendere anche qualcosina di meno. Guarda, proprio ieri si parlava del Green Deal, per esempio, proprio per che comprende anche queste cose, per cui obiettivamente sì, è una cosa molto importante a livello mondiale addirittura, quindi ognuno può fare la propria parte come il comune. Le leggo i messaggi, sindaco. Allora, sono decisamente numerosi, vediamo. Mi spiace per il Convivio Palazzo che non si faccia, dice Isabella di Lazise. Lazise, siamo fuori provincia, fuori regione, e vengono a Ceresara, quindi Insomma, tra l'altro bellissimo paese, tra l'altro Lazise insomma viene a Ceresara, però appunto non lo fate, però l'anno prossimo farete insomma Si spera di sì, rifare Fiera della Possente, in particolare a marzo, e ripartire con le attività belle per Ceresara. Poi bisogna che Ceresara abbia un servizio di telecamere molto ampio per individuare i truffatori di anziani. Allora, le telecamere ce ne sono tante, le abbiamo anche implementate recentemente, perché sono state sostituite le vecchie DOM ormai obsolete con nuove telecamere con una risoluzione molto più elevata anche nelle ore notturne e tutto. Purtroppo bisognerebbe mettere una telecamera su ogni casa a questo punto, perché purtroppo ci sono stati degli episodi anche quest'estate, ci dispiace molto, e bisogna richiamare le persone a stare attente e, se hanno il minimo dubbio, non fare entrare sconosciuti in casa. Sa cosa? Noi richiamiamo quelli più giovani, i figli, magari i nipoti, perché lo dicano agli anziani, genitori, nonni, eccetera. Gli anziani tante volte non ascoltano le notizie di cronaca, eccetera. Quindi siamo messi in guardia da loro almeno. Allora, sindaco, il piano asfalti quando parte? Perché ci sono strade ammalorate, dice un altro. Ha detto prima metà settembre. Poi, altro. Allora, sindaco, mi dispiace che non si faccia la festa a San Martino Gusnago, speriamo l'anno prossimo, dice Sergio di Curtatone, invece. Quindi è sempre. Poi, ancora, vediamo, sindaco, faccio i complimenti alle ragazze del tamburello per lo scudetto. Avete vinto lo scudetto? Abbiamo vinto ancora, dico, perché è una. È un riaffermarsi costantemente questo. Il tamburello ceresaro, in particolare il settore femminile, negli ultimi anni continua a raggiungere risultati importanti. Ringrazio proprio i complimenti a tutte le ragazze, ma a tutte le persone che gravitano intorno a questa associazione del tamburello, in particolare ringraziando appunto il presidente Fabrizio Pezzini e il presidente storico, diciamo, a onore Giancarlo Zoetti, che hanno portato avanti appunto questa società fino a arrivare a questi importanti risultati. Quindi mi suggerivano dalla redazione, hanno battuto le vostre ragazze, le donne del Cavriana. Quindi con partite facile, sofferte, com'è stata? Sono sempre partite impegnative e sofferte. Poi dopo, essendo il tamburello molto radicato qua nella zona, ti scontri sempre con vicini di casa alla fine, in qualsiasi competizione. Però guarda che se lei passa per Ancona, per l'autostrada, a un certo punto vede Sferisterio, l'indicazione, per cui andiamo. Quello mi manca, no? Allora, bella l'esposizione degli aerei, va fatta permanente, soprattutto avendo vicino il lago il comune, aiuti a creare una scuola di volo e pure gite in volo a prezzi calmierati. Allora, adesso a San Martino Gusnago, dato che San Martino Gusnago sembra diventato il centro del mondo, adesso, perché anch'io sono nativo di San Martino Gusnago e ci tengo, avremo a breve anche l'hangar, il museo dell'aeroplano. Ah, cos'è? Con l'associazione Sorlini, appunto, la Fondazione Sorlini, che inaugurerà a breve il nuovo museo appunto dell'aeroplano, inserendo degli aerei di loro proprietà, anche di tutte le epoche, per cui anche vecchi aerei a cavallo delle guerre, tutto, che hanno
pezzi davvero importanti, e realizzano questo museo volante proprio a San Martino Busnago. La struttura è già fatta, è già in piedi, si vede già passando, e adesso con i tempi verrà completata e verrà appunto inaugurata. Beh, ci farà sapere, che sì, così sì, veniamo a vedere, tra l'altro. Allora, scusi sindaco, le nostre scuole sono pronte per l'anno scolastico, presumo che sia? Sì, si stanno lavorando per essere pronte in sicurezza e con tutto quello che serve, come è avvenuto lo scorso anno, insomma. Quindi soprattutto anche a Ceresara, in collaborazione anche col comune, anche l'anno scorso sono state fatte diverse attività, diversi adeguamenti anche di alcune piccole cose, ma per poter migliorare l'affluenza, l'ingresso e l'uscita da parte dei ragazzi, da parte degli insegnanti, coi genitori, nel rispetto appunto delle distanze normativa Covid. Poi, e i collegamenti anche per seguire il messaggio, i mezzi per andare a scuola sono adeguati, punto di domanda? Sì, riusciamo a fare sempre il servizio con i due pulmini. Con l'anno scorso poi c'è stata tutta la questione di distanziamento, sanificazione, tutto quello che prevede la normativa è stato fatto e viene fatto ancora. Allora, vediamo, questo è un po' lungo. Allora, sindaco, il comune può aiutare facendo sapere per la terza dose di vaccino? Ne stanno parlando a Roma e come al solito sentiremo mille voci, voi avete un contatto più diretto. Ok, sì, è vero, l'ho sentito anch'io questa mattina. Sì, attendiamo le comunicazioni ancora non se ne ufficiali e tutto, che quello che verrà fatto comunque. Sembra ormai chiaro che chi ha fatto la vaccino prima e seconda dose poi dovrà fare comunque il richiamo, per cui sicuramente ci sarà appunto questo terzo giro, può darsi anche il quarto, non so, io dopo non sono un medico, però diamo fiducia anche alle persone che stanno lavorando tanto per questi vaccini e evitiamo magari di continuare a criticarle, e quello che ci consigliano è tutto, vediamo appunto di seguirlo, avere un po' di fiducia a volte, che di critiche tutto. Comunque si fa sempre insieme. È probabile, in Israele, dove avevano iniziato prima con la prima dose, già stanno facendo la terza, noi siamo iniziati un attimino dopo. Comunque vabbè, la domanda però era, potrà aiutare eventualmente il comune a far sapere che cosa si debba fare? Che cosa appena abbiamo notizie certe, poi abbiamo anche un polo vaccinale a pochi chilometri da Ceresara, appunto a Castelgofredo, organizzato e aperto insieme comunque con ASPA, quindi organizzato all'interno dei comuni dell'Asolano, per cui abbiamo anche la possibilità di avere questo polo vaccinale vicino a casa, e nel momento in cui ci sarà il terzo giro, ci saranno le cose da fare, adesso anche i cittadini saranno molto più facilitati ad andare a fare il vaccino. Allora, poi i lavori a Villa Cappella sono finiti? Punto di domanda. Quali lavori? C'erano lavori in corso? Sì, in genere sono. Non so quali lavori, se erano quelli delle acquedotti, asfaltature e quant'altro, o si erano finiti quelli in centro. Ci saranno delle asfaltature comunque anche a Villa. Poi c'è ancora un messaggio per lei, sindaco, date ancora gli aiuti, vero? Punto di domanda, questo è più generico. Sì, allora, tutte le famiglie in situazioni più fragili, appunto, che hanno avuto problemi in questi anni, sono rivolti all'assistente sociale, e l'assistente sociale ogni qualvolta pubblica qualche bando, viene comunicato qualcosa, le contatta anche direttamente. Se c'è qualcuno che non era l'anno scorso nelle condizioni di chiedere aiuti e lo è quest'anno, lo invito a recarsi in comune, appunto telefonando all'assistente sociale per prendere appuntamento e poter valutare appunto quali sono le possibilità migliori per il suo caso specifico. Allora, siamo addirittura d'arrivo, adesso vediamo se dovremmo aver letti tutti i messaggi per il sindaco di Ceresara, vediamo se ne arrivano ancora eventualmente, però intanto le chiedo come vuole salutare i suoi concittadini, sindaco, e poi ricordiamo anche i prossimi eventi proprio immediati, per esempio la mostra che ci sarà, e poi ancora martedì prossimo appunto l'osservazione di stelle e pianeti. Esatto, e in particolare volevo chiedere gli ultimi minuti ringraziando tutti i ragazzi, anche quelli più piccoli, tutti i volontari e gli animatori, e in particolare poi anche le consigliere Silvia Vaccari, Laura Marsiletti, che anche oggi sono a Candriai a Trento con il campo scuola con i nostri ragazzi. Il campo scuola finisce il primo giro oggi, c'è il secondo giro per quelli più grandi che si completerà appunto nei prossimi 4 giorni, e sono una serie di attività estive importanti fatte per i nostri ragazzi, grazie sempre a quel contributo importante che abbiamo ricevuto dal Ministero
della famiglia e pari opportunità, per cui sono tante attività che tengono impegnati i nostri ragazzi ed è questa una grossa gioia, come ho detto quando abbiamo fatto la serata conclusiva del GREST, vedere tanti ragazzi insieme, finalmente gioiosi di stare insieme e rivivere quello che nei mesi scorsi non hanno potuto fare neanche a scuola. Per cui un grosso augurio a tutti i nostri ragazzi che la scuola possa riprendere bene, che la frequentino, e parallelamente noi come comune cerchiamo di organizzare tutte queste attività per poterli fare sentire ancora comunità, sentire gruppo, che è la cosa più importante per loro. E che gli insegnanti siano buoni, ecco, anche questo degli altri. Ma ogni tanto qualche insegnante cattivo, un po' non cattivo, ma severo serve, se no dopo. Anch'io ho due figli, per cui dopo bisogna mantenere sempre un po' i paletti dove vanno mantenuti. Va bene. Il bando alimentare lo fate ancora, chiedono anche, sindaco? Sì, allora ci sono i buoni alimentari che verranno ancora ripresentati, ridati, perché abbiamo ancora la possibilità di fare un altro giro, e poi comunque tutta la collaborazione anche con le attività sull'alimentare, anche con Caritas, per tutte le attività che fanno anche direttamente loro, per cui se qualcuno ha qualche necessità, qualche problematica, invito davvero a rivolgersi all'assistente sociale chiamando in comune. C'è di solito c'è il mercoledì mattina e il venerdì mattina. Benissimo, grazie Simone Parolini. Grazie a voi. Sindaco di Ceresara, grazie sindaco. Arrivederci a tutti.